Buonasera a tutti, eccoci qui. Allora, benvenuti. L'occasione di oggi è la presentazione di un libro scritto da Giorgio Merlo, giornalista, già parlamentare, su Franco Marini. Franco Marini, il Popolare, Edizioni del Lavoro, un libro appena uscito che ricorda e ricostruisce la biografia di Franco Marini. Ne discuteremo presento subito gli ospiti e poi dico due parole sul libro, con ovviamente l'autore, Giuseppe Gallo, presidente della Fondazione Tarantelli, Lucio Dubaldo, che è stato senatore del PD, e Rosi Bindi, che conoscete tutti, già ministro della Repubblica. Allora, diciamo che questa non è una. Franco Marini è scomparso recentemente. Questo incontro non è solo e non è una semplice commemorazione, diciamo, ecco. È una riflessione su una grande personalità della politica italiana, e le riflessioni sulle grandi personalità poi in definitiva sono anche riflessioni sulla politica, diciamo, e sul paese, e in questo caso anche sulla cultura e sulla prospettiva, diciamo, dei cattolici democratici. Se mi consentite, solo un ricordo personale affettuoso. Con Franco Marini abbiamo in comune non solo le origini abruzzesi, ma anche una certa vicinanza del paese, perché il paese di cui erano originari, diciamo, i miei nonni e poi mia madre, è un paese che sta proprio di fronte a quello di Marini, si chiama Tussio, di fronte a quello di Marini, che è San Pio delle Camere. E ci scherzavamo su questa cosa, riconoscendo poi un carattere che forte e gentile, come si dice, degli abruzzesi. E il libro parte proprio da qua, il libro di Merlo, il libro parte da San Pio, e anche dal carattere, dalla tenacia, e ricostruisce tutto il percorso biografico di Marini, l'impegno dalle origini alla CISL, che è un passaggio fondamentale, passaggio decisivo, dove la ricostruzione del sindacalismo di Marini. Ecco, non solo la sua abilità, diciamo, contrattualistica. Marini una volta disse: "Se mi passate l'immodestia, posso dire che sono stato il miglior contrattualista non della CISL, ma del sindacato italiano in un certo periodo." Ma proprio per il ruolo che ha avuto, diciamo, il sindacalismo, diciamo, cattolico nel paese, in una fase cruciale della nostra storia, dagli anni 70, agli anni 80, sono stati anni di scontri, di conflitti. Ecco, e lì c'è un tratto peculiare poi della sua, diciamo, cultura politica, che è, dice Merlo, condivisibilmente, che è l'ancoraggio sociale della politica, cioè un'idea della politica che non può prescindere dal rapporto con, sarebbe detto una volta, i blocchi sociali di riferimento, insomma, chiamiamole come vogliamo, le categorie, diciamo, il paese, ecco, i lavoratori. Ecco. Cioè l'idea che la politica non possa non partire dai bisogni e dalla rappresentanza, diciamo, politica dei bisogni, che è il portato di una cultura che poi porta anche nella sua vicenda politica, nel Partito Popolare, fino poi al PD. Mi sembra che il libro ponga due questioni, poi mi diletterò a fare delle domande, compresa, diciamo, la vicenda dolorosa anche per lui, diciamo, perché appartiene alla sua cultura politica della Presidenza della Repubblica, allo sgarbo subito, eccetera. Perché su due aspetti, diciamo, del libro. Il primo è questo: l'idea, il rapporto con il sociale, ecco, che vale per i partiti, vale per la democrazia, perché anche le democrazie si fondano su un patto sociale, oppure, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, si pone un tema anche, diciamo, di tenuta. E il secondo aspetto che sottolinea molto Merlo è il tema dell'organizzazione politica, ecco, cioè il Marini politico e organizzatore, e l'idea che la democrazia, come si diceva una volta, i partiti sono la democrazia che si organizza, no? E che quindi devono seguire percorsi di confronto, di partecipazione, considerati come anche antidoto al leaderismo. Ecco. E questo mi pare forse anche un filone molto fecondo, diciamo, dal punto di vista dell'attualità. E poi ci porta alla domanda finale del libro, che è quale sia l'eredità. Ecco. L'eredità
dice Merlo, lascia una ricca eredità ma senza eredi. Ecco, quale sia, io chiederò a voi quale sia l'eredità, diciamo, e quali siano gli eredi. Io mi voglio fermare perché poi voglio approfittare per fare delle domande ai vari ospiti, e io partirei proprio da dove è partito l'autore del libro, cioè dal Marini sindacalista, e quindi do la parola a Giuseppe Gallo, che è presidente della Fondazione Tarantelli, che adesso vedo, perché non vedevo nessuno. Io parlavo, vi assicuro che parlare con me stesso è complicato, vedevo solo me stesso. Prego. No, non le piace l'autoreferenzialità, è una virtù. Bene, intanto grazie dell'invito, grazie a Giorgio Merlo, il libro è bello, il libro è serio, è rigoroso, il libro è appassionato, il libro è anche commovente. Allora, io proprio per non indugiare nelle celebrazioni, che a Marini non sarebbero affatto piaciute, parto proprio dal capitolo terzo, Marini senza eredi ma con una ricca eredità. Perché questo secondo me è il problema fondamentale, cioè il problema che pone Merlo alla fine, il problema dei lasciti, delle tradizioni e dei lasciti, proprio per consentire a una grande tradizione di pensiero e di azione, e alle migliaia di militanti che l'hanno sostenuta, una prospettiva ancora di futuro, una prospettiva che va oltre il loro tempo. Io credo che il problema dei lasciti si giochi intorno a un ossimoro che io chiamo la conservazione creativa, cioè noi dobbiamo tenere fermi i valori etici fondativi, i fini, ma avere grande capacità di innovazione strategica. Questo secondo me è il modo migliore di onorare un lascito, per non condannarlo a un pantheon muto, e quindi onorarlo ma non consentirgli quella continuità che dovrebbe ancora operare nella storia. E allora vengo proprio a questo problema dei lasciti. Oggi che cosa dobbiamo fare, a mio parere? Prendere i principi ispiratori. Merlo nel capitolo 2 formula tre grandi linee strategiche: l'Europa, la giustizia sociale e la democrazia. Allora io provo a riflettere nei brevi giri che potremo fare proprio su questi tre grandi lasciti che vanno assunti, no, ma vanno ripensati in termini di grande innovazione strategica. Allora prendiamo la giustizia sociale, che è un tema estremamente vicino a tutta la pratica sindacale. Peraltro Marini era nel comitato scientifico della Fondazione Tarantelli, quindi Marini era nella mia stanza, perché io gli ho lasciato la stanza, nella quale, per un paradosso, lui ritrovò la sua scrivania di quando era segretario generale alla CISL, che era finita nella mia stanza alla Fondazione Tarantelli. Quindi noi abbiamo avuto il privilegio, l'onore di averlo con noi fino a poco prima che il Covid drammaticamente se lo prendesse. Allora, la giustizia sociale dal punto di vista della conservazione creativa, che cos'è oggi? Ecco, noi dobbiamo ripensarla all'interno di tre grandi sommovimenti del nostro tempo. Il nostro tempo è scosso da una transizione digitale, da un Green New Deal e da una glaciazione demografica. La Fondazione negli ultimi tre mesi ha fatto tre approfondimenti proprio su questi temi. E oggi dire giustizia sociale vuol dire sostenibilità. Cioè vuol dire sostenibilità ambientale, vuol dire sostenibilità sociale, vuol dire sostenibilità vitale. Perché se andiamo a vedere la crisi demografica e il crollo della natalità in Italia, certamente nei principali paesi avanzati, ci rendiamo conto che il modello di sviluppo che sino ad oggi ha governato il mondo è arrivato al capolinea storico. Non è ambientalmente sostenibile, no, è socialmente ineguale, perché le diseguaglianze sono aumentate costantemente, ma addirittura attacca la stessa propensione allo slancio vitale. Siamo in presenza di caduta demografica, che non ne parla nessuno perché è un tema rimosso, che ha conseguenze dirompenti, no, chiaramente sul ricambio generazionale, sul mercato del lavoro, ma quindi sul gettito fiscale, sulla tenuta dello stesso welfare. Cioè, se noi non poniamo rimedio a questa tendenza, e il rimedio sono politiche a favore della famiglia, delle nascite, ma anche politiche migratorie selettive e governate, non saremo in condizione di reggere gli attuali livelli di welfare. Allora, a mio parere, il problema giustizia sociale oggi va declinato in termini di sostenibilità ambientale, sociale e vitale. E questo è un tema amplissimo, un tema enorme,
che in base al quale noi dovremmo valutare anche la natura del piano nazionale di ripartenza e di resilienza. Cioè il PNR obbedisce a questi obiettivi? In CISL abbiamo adottato il barometro del benessere o del disagio sociale alle famiglie, che è l'unico modello di analisi congiunturale fondato sul BES, non sul PIL, che è una componente, ma sul BES. Ha 5 domini, ogni dominio è ponderato all'attività economica, al reddito, al lavoro, alla coesione sociale e all'istruzione. Ogni dominio è ponderato a un indice sintetico e l'indice sintetico globale, generale, è quello che definisce il disagio o il benessere delle famiglie italiane. È una chiave di lettura profondamente diversa da quella del PIL, perché va a vedere la sostenibilità sociale che è dietro il PIL. Proprio la settimana scorsa abbiamo presentato il barometro CISL della sostenibilità ambientale, per coprire anche l'altro versante. Il principio qual è? Era laudato sì di Papa Francesco, è l'economia integrale, è l'interdipendenza strutturale tra questione ambientale e questione sociale, è il grido di dolore della terra dolente, che è lo stesso grido di sofferenza dei poveri, dice l'enciclica. Ora, se noi prendiamo il principio di giustizia sociale, a mio parere va declinato in questi termini. E c'è un terreno sconfinato, a mio parere, proprio per riproporre in termini di attualità storica un patrimonio immenso che non possiamo perdere del popolarismo e della sinistra sociale cattolica. Allora, si può gestire un PNRR senza un modello di benessere equo e sostenibile che lo incorpori ex ante, che definisca gli obiettivi, che li misuri prima, che li monitori nella fase gestionale e che li valuti dopo? No, non si può. Amartya Sen dice: no, noi non misuriamo ciò che siamo ciò che misuriamo. Cioè, se noi ci dotiamo di un modello di benessere di questo tipo, che orienta la gestione, per esempio, del PNRR, non c'è dubbio che noi diventiamo ciò che misuriamo. E quindi il nostro ex ante, il nostro a priori, favorisce un progetto, una realizzazione. Ecco, Franco Marini, io potrei raccontarvi anche vicende bellissime, quando nel 1990 Franco Marini è ministro del lavoro per la seconda volta e fa una seconda grande mediazione che pochi ricordano, ma siccome ero il segretario generale, non allora, in segreteria dei bancari assicurativi, Franco Marini fu un artefice della grande mediazione sul contratto nazionale bancari assicurativi 1990, che fece chi? Carlo Donat-Cattin. Franco Marini, segretario generale CISL, Carlo Donat-Cattin, ministro del lavoro, che fa la sua seconda grande mediazione dopo quella del 69 sul contratto dei metalmeccanici. Ora, quando io vado a ricordare Donat-Cattin annualmente al convegno organizzato dalla sua fondazione, ricordo che grazie a quella mediazione, aprile 1990, la categoria dei bancari fu salvata, perché l'area contrattuale fu presidiata e tutte quelle esternalizzazioni dell'ISIN, Factory, Centro Elaborazione Dati, che avrebbero avuto contratti del commercio di altre categorie, rimasero dentro l'area contrattuale. Ora, quella normativa vige tutt'oggi. Ecco, però il problema della giustizia sociale, a mio parere, oggi deve essere declinato in termini di sostenibilità ambientale, sociale, vitale. Grazie Presidente, che pone dei temi che poi voglio affrontare nel secondo giro di domande, che è sull'attualità e su chi interpreta e come, diciamo, è la cultura cattolico-democratica. Vorrei rimanere però ancora, Lucio D'Ubaldo, su un aspetto, poi diciamo, partire da un aspetto della biografia, perché flettevo leggendo il libro che i sindacalisti in politica non hanno mai funzionato, diciamo, no? Cioè, anche chi è stato un grande sindacalista poi difficilmente è diventato un leader politico, no? Cioè, di esempi ne abbiamo tanti, no? Cofferati piuttosto che Epifani, piuttosto che Pezzotta, lo stesso D'Antoni, figure di primo piano, diciamo, nel momento in cui hanno esercitato la propria leadership, diciamo così, sindacale e poi in politica.
Crane si è citato, diciamo, la stessa leadership. Ecco. Marini invece riesce a essere un capo sindacale, un capo politico, diciamo, no? E anche per lungo tempo, diciamo, compiendo operazioni importanti, poi sentiremo l'ambiente su questo, perché se il 94 portare il pezzo dei cattolici a sinistra, eccetera. Tu come te lo spieghi? Sì, in effetti questo è il problema, cioè Marini entra nella vicenda politica, entra con prima l'esperienza di governo, poi con la segreteria Martinazzoli, ma l'impressione che io ho tratto costantemente è che fa uno sforzo riuscito per mettere alle spalle l'esperienza sindacale, non perché la rinneghi, ma perché sente il dovere di inserirsi in una dinamica che non è quella sindacale. Il partito ha una visione più generale, è inutile che qui sto a dilungarmi. E lo fa con la consapevolezza di non avere alle spalle se non l'esperienza della corrente nella quale aveva militato da sindacalista, cioè la corrente di Forze Nuove. Cioè, se si va a vedere, rintracciando gli scritti, i discorsi di Franco, qual è il legame con la storia della Democrazia Cristiana, troveremmo che non c'è grande cosa. È difficile che Franco Marini citi De Gasperi, è difficile che Franco Marini possa girare attorno ad una riflessione su Sturzo. Quando parlava di Moro lo faceva con grande rispetto, ma si limitava solo a qualche diretta sua esperienza del dialogo che aveva avuto con Moro. A me colpì una volta, parlando, ero andato a trovarlo al Senato, cadde il discorso su Romolo Murri, fondatore della prima Democrazia Cristiana, e gli dissi: guarda che c'è un libro che scrive poco prima di morire Murri, il quale aveva fatto tante cose cambiando orientamento, indirizzo, era stato sì tra i fondatori della DC, della prima DC, prima del Partito Popolare, poi era passato con i radicali, poi aveva rotto pure con i radicali o comunque si era avvicinato in qualche modo al fascismo. E però nel 44, poco prima di morire, consegna questo suo libro di riflessione dove dice: io sono sempre stato democratico cristiano. Quello che mi sorprese è che Franco mi chiese di rintracciare questo libro. Allora qual è l'idea che mi sono fatto? Franco andava alla ricerca di una identità primigenia. Cioè, per lui l'insidia, essendo una persona che veniva da fuori, mi si lasci usare questa espressione, l'insidia era quella di rimanere incastrato nelle logiche di appartenenza. E quindi andava, voleva verificare se esistesse qualcosa che, scavalcando all'indietro le questioni, Sturzo, De Gasperi, Moro, Fanfani, eccetera, desse all'iniziativa politica incarnata dal nuovo partito, cioè dai popolari, una dimensione specifica ideale, cioè in un certo senso sorgiva. Questo era un po', credo, tant'è che parallelamente difficilmente Marini citava, un po' per la sua tendenza profondamente laica, insomma, a concepire il rapporto cattolici-politica, difficilmente citava, non so, una lettera pastorale, un'enciclica del momento, ma l'unica citazione che sentiva di fare era quella della Rerum Novarum. Era pigrizia intellettuale? Non credo. Anche lì valeva lo stesso criterio, cioè per lui l'importante era cogliere quale fosse il motivo originario per poi farne, diciamo, il motore di un'iniziativa tutta nuova. E questo gli ha permesso di vivere l'esperienza politica del partito, ma
tutte le sue evoluzioni, dalla Democrazia Cristiana al Partito Popolare, alla Margherita, al Partito Democratico, sempre con questa potenzialità molto efficace, cioè sganciarsi dalle diatribe delle eredità. Giustamente Giorgio Merlo dice che di Marini è difficile capire quale possa essere e dove stia l'eredità, ma è anche vero che è difficile trovare in Marini il senso dell'eredità. Sì, è vero, poi riconosceva in Donald Cattaneo il suo maestro, ma lo faceva per ragioni umane, personali e morali e anche politiche, ma non per trarne una conseguenza. Questa è stata la forza di Franco, unitamente all'altra grande sua opzione, direi psicologica, cioè quella di portare dentro la politica quel software da sindacalista che lo ha sempre accompagnato, cioè il culto dell'organizzazione. Non c'è stato mai nessuno, neanche nella Democrazia Cristiana, che abbia avuto questa capacità di fare della organizzazione l'epicentro del problema, della qualità quindi dell'iniziativa politica, no? Cioè, figuriamoci Moro se poteva immaginare una centralità di questo tipo, no? L'organizzazione, no? Era una cosa proprio implausibile. Per Franco questa era una regola, e sono convinto, magari finisco su questo, che uno dei motivi fondamentali per i quali Franco fa un gesto che adesso noi abbiamo un po' cancellato dalla memoria, ma è all'origine di una svolta politica fondamentale, cioè la rottura con Buttiglione, avendo lui, Franco Marini, sostenuto Buttiglione al congresso, avendo contribuito in maniera decisiva ad eleggere Buttiglione. Eppure quando Buttiglione si avventura, come sappiamo, verso una linea confusa per cui l'apertura a destra era compatibile con gli scimmiottamenti di una linea di finta apertura a sinistra e viceversa, e si arriva allo showdown, Franco è implacabile. Ma qual è la ragione? È che lui, oltre a una valutazione politica generale, coglieva il disordine di un segretario che, avendo ottenuto un consenso, e come tutto ciò che appartiene al consenso politico, avendo la responsabilità di governare un equilibrio e quindi di osservare una regola, questa regola l'aveva rotta. E questo non è organizzativismo, è un impianto culturale che, una volta violato, porta, nella percezione sicuramente molto vivida che aveva Franco Marini, ad una defiance gravissima, inaccettabile. Uno dei motivi, certo, ripeto, non quello, come dire, fondativo della svolta di Marini, quella svolta che permette di rovesciare gli equilibri in Consiglio Nazionale, di vincere di misura, poi ci sarà quello che ci sarà, la seconda rottura, la seconda scissione dopo quella del 94, dopo quella di Casini, Mastella ed altri, ecco, però prima della scissione, al di là della contestazione che fece Buttiglione, in effetti in Consiglio Nazionale la maggioranza si era aggregata attorno a quella linea politica di cui Marini fu uno dei pilastri, perché senza Marini chiaramente rimaneva il vecchio troncone della sinistra democristiana, il quale avrebbe sicuramente gestito una bella battaglia di testimonianza, ma non sarebbe riuscito a vincere. Quindi Franco Marini è questo impasto, vive questo impasto di idealità sorgiva, come ho cercato di spiegare prima, e di regola organizzativa, e tant'è che diventa insostituibile nei vari passaggi, nelle varie evoluzioni degli ultimi 20 anni, proprio perché è libero da pregiudizi e da condizionamenti legati alla storia recente, ed è al tempo stesso rigoroso nell'impostazione e nella definizione di regole di comportamento con tutti. Pensiamo al rapporto che ebbe con D'Alema e anche alle difficoltà di comprensione che
Marini nutriva e nutrì nei confronti di un certo pragmatismo, non uso altro termine, di Massimo D'Alema. Mi fermerei qui. Grazie, molto molto interessante. E io sui nomi di D'Alema e di Buttiglione, la domanda mi viene spontanea per Rosy Bindi, che vedo che sorride Rosy. E non è che sbagliò lui su Buttiglione l'anno prima, no? È la domanda. No, papà, scusate, l'ho messa. No, però ci sono poi, se Rosy, volevo chiedere quattro date, sono appuntato io quattro date che sono un po' i punti di snodo, mi sembra, politici, su cui forse vale la pena riflettere, che sono appunto che 94-95, per intenderci, cioè la scelta, diciamo, del centro-sinistra. Poi c'è il 98, il rapporto con D'Alema e la crisi dell'Ulivo. Poi c'è il tema di Marini e il PD, perché io me lo ricordo il dibattito tra chi c'è entrato con più o meno entusiasmo, chi con più scetticismo, chi con l'idea di non è, e poi il 2013 il Quirinale. Mi sembrano questi quattro momenti cruciali, diciamo, del Marini politico. Rosy, vedi tu. Va bene. Buonasera a tutti, grazie al nostro coordinatore di questa sera e grazie a Giorgio Merlo per questo libro che ha sicuramente un pregio, quello di ricordarci la figura di Franco Marini, di farlo anche magari in supplenza di quello che è stato il suo ultimo partito, il Partito Democratico, che non è stato molto generoso in questo passaggio, e di ripercorrere un periodo storico, appunto quello nel quale, soprattutto quello di Marini politico, ma anche di non limitarsi a celebrarlo, ecco, come certamente, come prima veniva detto, lui non avrebbe voluto, ma di impegnarci in qualche modo, ciascuno naturalmente con la propria sensibilità, con la propria esperienza, nel far fruttificare quella eredità, Marini senza eredi, ma con un'eredità che può ancora essere molto feconda nella vita del nostro paese, nonostante le difficoltà del momento, di quella stessa eredità, di quella stessa cultura. Quindi grazie per questo libro, grazie per l'invito, grazie alla CISL che giustamente attraverso l'edizione del lavoro se ne è fatta carico. Ma io indubbiamente ho conosciuto Franco Marini politico, ecco, da sindacalista ricordo un suo intervento in un congresso democristiano al quale partecipavo come uditrice, che apprezzai, insomma, devo dire che la domanda che è stata posta a D'Ubaldo trova in qualche modo, secondo me, una spiegazione. Marini è stato un grande segretario generale della CISL, è stato un grande sindacalista, ma sempre con una visione politica e con una cultura politica che non l'ha mai, diciamo, sequestrato al tavolo dei contratti, che pure ne ha firmati tanti. Mi diceva sempre: sai qual è la differenza tra me e Bertinotti? Che Bertinotti si vantava quando non firmava i contratti, invece io ero orgoglioso di tutti i contratti che firmavo. E poi questa loro, diciamo, cultura sindacale l'hanno trasferita in politica entrambi, perché Franco ha continuato a trovare mediazioni, a fare accordi, e invece Bertinotti ha continuato a non fare accordi, come non firmava contratti, anzi a rompere gli accordi qualche volta. E questa, essendo pure uno che firmava i contratti, ma secondo me quella cultura politica che lo ha sempre orientato anche nel suo lavoro da sindacalista, che sicuramente ha le sue radici nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, le uniche citazioni che faceva in effetti erano riferite a quei contenuti. È vero, era un novarum, ma non solo, obiettivamente, io ne ricordo anche altri. E da politico, appunto, lui è sempre stato una persona che ha trovato accordi, che è riuscito a vinceva i congressi e faceva anche l'organizzazione del partito, perché era sempre capace comunque di trovare un punto di mediazione.
di mettere una firma, ecco questo. Sì, io gli riconosco ovviamente il merito di aver portato il partito, che non solo la sinistra democristiana, perché quel famoso Consiglio nazionale nel quale rompemmo con Bottiglione, i migliori interventi secondo me furono, oltre che il suo naturalmente, quello di Colombo e quello di Gerardo Bianco, quello che poi fece il segretario del nuovo Partito Popolare, quello della rottura di Bottiglione. Io però penso che a Franco Marini non sarebbe mancata l'intelligenza politica di evitare le elezioni di Bottiglione. Questo è uno dei misteri. Gli riconosco l'abilità e la capacità di riconoscere i suoi errori e di portare la stessa maggioranza su posizioni opposte a quelle alle quali lo portava in alcune circostanze. Vedi le elezioni di Bottiglione al Congresso. Noi perdemmo sostenendo Mancino, perché dall'altra parte c'era appunto Marini che sosteneva Bottiglione. E poi si porta dietro la stessa maggioranza per cacciare Bottiglione. Un po' più di ascolto di una parte politica con la quale lui non poteva non avere una sintonia culturale, no? E in fondo faceva parte di quella sinistra democristiana complessiva, la sinistra sociale, la sinistra politica, il cattolicesimo democratico. A Marini non dovevano mancare gli strumenti per capire che era un alieno rispetto alla storia che lui aveva fatto, che lui aveva costruito. E di lì a poco lo capì. Ecco, io gli riconosco l'umiltà di riconoscere l'errore che aveva compiuto, è quella di cambiare strada e di riuscire a farlo in maniera da vincitore. Ecco, forse non ci sarebbe riusciti senza di lui, perché la maggioranza dentro il Consiglio nazionale ce l'aveva lui e quindi riuscimmo a fare quell'operazione che poi portò all'accordo con Prodi, alla formazione dell'Ulivo, alla vittoria delle elezioni del 96. C'è il passaggio del 98, che è un passaggio obiettivamente doloroso e complicato, del quale il libro di Merlo non si sofferma troppo, che però è un passaggio che andrebbe costruito, perché la dialettica il rapporto con D'Alema è stato un rapporto dialettico in qualche modo, che in un primo momento io credo che tra di loro ci sia stata una profonda intesa in nome del primato dei partiti dei quali erano segretari rispetto all'operazione dell'Ulivo. Perché è vero, il libro lo dice molto bene, i partiti sono il cuore della democrazia, e si cita di Don Accattino una delle espressioni che io condivido in maniera piena, che del resto è la traduzione della nostra Costituzione. Il metodo democratico fondamentale per i partiti di cui parla l'articolo 49 della Costituzione, perché solo così si può costruire la democrazia di un paese. Partiti come quelli che abbiamo visto nascere in questi ultimi anni, che non hanno regole democratiche interne, sono partiti che non contribuiscono a costruire la democrazia, anzi, abbiamo visto quanto hanno contribuito a indebolire la democrazia italiana. E quindi il primato del partito e dei partiti in quel momento, secondo me, aveva creato un'intesa tra i due. Peccato che in quell'intesa poi ci fu da parte di D'Alema una venuta meno nel rispetto del dialogo e del confronto che c'era stato tra di loro nei passaggi istituzionali che poi seguirono. Perché nel libro si ricorda molto la fase dell'elezione del Presidente della Repubblica che dette una delusione immeritata e ingiusta nei confronti di Franco Marini. Ma c'è l'altro passaggio, quella dell'elezione di Ciampi, nel quale sicuramente il rapporto tra i due principali partiti presenti in quel momento in Parlamento ha avuto due fasi, una fase di intesa e una fase di rottura. Il Partito Popolare in quel momento sosteneva la candidatura della Rosetta Iturbe. Dopodiché, naturalmente, Ciampi è stato un ottimo presidente della Repubblica, nessuno nega questo, ma
quello è stato un passaggio, un altro passaggio difficile, nel quale diciamo che in quel momento l'abilità, l'astuzia di Franco Marini è stata in qualche modo, che tutti li riconosciamo, è stata in qualche modo, vogliamo dire, tradita, incapace di fronteggiare un disegno che già c'era e del quale in qualche modo lui non ha finito per far parte fino alla fine. E il libro si sofferma molto e dà giustamente a Franco Marini il grande merito di aver sempre voluto affermare e difendere la cultura del popolarismo, del cattolicesimo democratico, e di non essere mai andato, come si direbbe, con il cappello in mano agli accordi nelle fasi che sono seguite poi al Partito Popolare, quindi la formazione della Margherita e poi la formazione del Partito Democratico. Io dissento un po' con Giorgio Merlo su un passaggio, per quello il quale lui sostiene che con la Margherita si sarebbe difesa la cultura del popolarismo molto di più di quanto poi ci siamo riusciti con il Partito Democratico. Ecco, io invece penso che il cedimento, il primo grande cedimento della nostra cultura è avvenuto proprio nella formazione della Margherita. E se noi non siamo stati con la cultura del popolarismo a ispirazione cristiana, del cattolicesimo democratico, abbastanza forte da imporsi dentro la cultura del Partito Democratico, è perché c'è stato il cedimento della Margherita. Lì è la prima volta nella quale un'operazione di laicità, come tutte quelle che Marini sapeva compiere, perché mi va riconosciuto anche questo valore, lui aveva una profonda ispirazione cristiana, ma non ha mai avuto tentazioni integraliste o tentazioni, diciamo, di subalternità anche nei confronti della Madre Chiesa, alla quale pure si riferiva, rivendicava l'autonomia della politica e l'autonomia del politico. Ma il passaggio della Margherita è stato un passaggio anche di laicizzazione della nostra cultura, secondo me. Cito fra tutti un aspetto che io considero fondamentale. Noi dovevamo salvare il popolo, la testata del popolo, perché quello era, diciamo, a proposito delle sorgenti alle quali faceva riferimento prima Lucio D'Ubaldo, quella era nell'eredità della storia democratico cristiana popolare, era l'elemento più forte di identificazione. La resistenza al fascismo, che non ci fu in alcuni popolari che abbandonarono anche Sturzo, non venne mai meno nella testata che aveva rappresentato una continuità ed era un punto di riferimento vero. Cioè la debolezza che poi si manifesta tuttora nel Partito Democratico, al di là della sua dirigenza, no? Perché se noi facciamo i nomi dal Presidente della Repubblica in poi, da chi è stato Presidente del Consiglio per alcuni anni, penso a Prodi o quant'altro, noi non si può dire che i soggetti politici non provengano e non abbiano avuto, non abbiano ricoperto ruoli di potere istituzionali fondamentali da chi proviene da quella cultura. Ma indubbiamente nel Partito Democratico, questo ce lo siamo detti tante volte tutti quelli che siamo questa sera, forse molto meno col presidente della Fondazione Tarantelli, che conosco meno degli altri, ma io a me viene sempre l'orticaria tutte le volte che anche voi giornalisti, quando c'è una scissione dentro il Partito Democratico, ripartite dalla scissione del 1921 della Fondazione del Partito Comunista. E nessuno parla della Fondazione del Partito Popolare di Sturzo, nessuno parla degli anniversari di De Gasperi, nessuno parla di Aldo Moro, sì, forse Via Fani è diventato diciamo una pagina nazionale, no? Ma è più nazionale che del Partito Democratico, per cui è evidente che questa fusione di culture è difficilmente colta, è stata una sorta di annessione per qualcuno, e chi la legge così, io non posso dargli torto, ma a mio avviso l'indebolimento è avvenuto nella fase della Margherita, quella che io chiamo un'operazione di laicizzazione della nostra cultura. E ci sarebbe da fare altri discorsi su quello che poi è successo con Renzi o quant'altro. L'ultimo passaggio è quello dell'elezione al Presidente della Repubblica. Ecco, io lì ritengo che sia, io lì do una responsabilità enorme a chi ha fatto saltare quell'elezione,
certamente nel libro si parla dei soliti franchi tiratori, alcuni sono stati franchi e basta, cioè voglio dire, Renzi lo disse subito che non l'avrebbe votato, e gli fece una guerra atomica in quel momento, ingiusta, perché lui faceva parte di quelli che dovevano essere rottamati, perché c'erano Walter e Massimo e c'era Franco e Rosi, no? Erano i quattro, per cui io ero già in una posizione, nonostante presidente del partito in qualche modo defilata, mi avevano messo nell'angolino, non è che io mi c'ero messa almeno in quella fase, ma qualcuno mi ci teneva, e figurati se si poteva fare il presidente della Repubblica, no? Rosi e Franco, Walter e Massimo, avete dato tanto, adesso non è più il vostro momento, punto. Gli fa una guerra in nome della rottamazione, di quant'altro, eccetera, si accodano in molti. Ma lì, se mi permettete, io do tuttora una grande responsabilità alla segreteria Bersani e a chi prendeva le decisioni in quel momento. Non c'ero io, ma si chiamano il vice segretario, i due capigruppo. Non si gestisce così l'elezione del presidente. È stata gestita malissimo l'operazione. Franco è stato insieme a Prodi carne da macello in quella circostanza, sicuramente per colpa dei franchi tiratori, per colpa dei tiratori nascosti e franchi, ma anche per l'incapacità di gestire un passaggio istituzionale così delicato, che fu gestito malissimo per mille motivi che adesso non possiamo analizzare. Ecco, io credo che io che votai Franco e lo votai con convinzione e che fui dispiaciuta perché non meritava quello, penso che sarebbe stato un buon Presidente della Repubblica. E penso davvero che quello che è seguito a quella mancata elezione di quel momento, sia quella di Marini e poi naturalmente anche quella di Prodi, che è stato l'altro grande... Lì ci sono stati solo i franchi tiratori, e anche la cattiva gestione da parte di chi aveva le responsabilità, è seguito con tutto, diciamo, il riconoscimento che io devo dare comunque a Giorgio Napolitano, è seguito un biennio che non ha fatto bene alla politica italiana e al quale io attribuisco molte responsabilità anche dei problemi con i quali oggi, tutt'oggi, combattiamo in questo momento nella vita del paese. E quindi Franco va riconosciuto, diciamo, il prezzo che ha pagato è un prezzo molto alto che non dovrebbero mai pagare mai coloro ai quali noi dobbiamo invece riconoscenza per quello che hanno dato alla vita del paese. Grazie Rosi. Facciamo un altro giro, forse più veloce lo facciamo. Diceva Gallo, seguiamo lo stesso ordine, per riferimento alla, cioè nel recovery plan, come è pensabile la ricostruzione del paese, un piano ambizioso come il recovery plan se dentro non c'è anche una cultura sociale, diciamo il cattolicesimo democratico nell'immaginare un patto equo e sostenibile, quindi nel ridisegnare un nuovo patto sociale, diciamo. E anche negli altri interventi si parlava, questo secondo giro è su questo che voglio fare, sulla vitalità o meno di questa cultura politica. Poi torneremo al disagio nel PD che accennava Rosi, diciamo, al disagio all'interno del PD. Io però mi faccio una provocazione più ampia, cioè io mi chiedo quale delle, non vorrei sembrare nichilista, ma quale delle culture politiche è davvero vitale, no? È vitale quella che viene da Livorno, visto che è stata accennata, non direi, diciamo, no, a meno che non si voglia dire che di quella cultura fa parte questa sceneggiata tutta comunicativa che viene fatta su Zan o su Jussoli, cioè bandiere che si sventolano pur sapendo che non saranno approvate, diciamo. Sono vitali liberali? Non lo so, diciamo, se c'è una cultura, diciamo, liberale in questo paese. E la verità forse è che appunto sia accaduto qualcosa di più profondo che riguarda tutti e secondo me che immette anche la responsabilità degli eredi di quelle tradizioni, diciamo, di quelle tradizioni repubblicane, no?
che forse in molti in questa fase della storia d'Italia hanno ceduto al nuovismo, diciamo, al presentismo, eccetera, eccetera. Forse è una mia considerazione un po' pessimistica, volevo sapere che ne pensa il presidente Gallo. Grazie, ma penso che condivido questa valutazione. Ma il mio cruccio è questo. Cioè, la cultura popolare, la sinistra sociale cristiana, cioè, oggi, per i valori e i fini che ha testimoniato, no, avrebbe una prospettiva politica di grande rilievo. Di grande rilievo, a condizione che sapessimo innovare le strategie. Cioè, non siamo in grado creativamente di ripensare valori e fini con una mediazione strategica, innovativa e creativa in grado di proiettarle in questo momento storico, accogliendo le domande fondamentali. È questo il limite. Faccio degli esempi brutali. Allora, sull'Europa, no, Marini era nella CISL, l'articolo 2 dello Statuto dice: dobbiamo unificare i mercati per unire politicamente gli Stati, per l'unione politica degli Stati. E non dice gli Stati europei, gli Stati occidentali, dice gli Stati. Ok? Quindi una prospettiva di unione economica come condizione certamente di una federazione politica europea, gli Stati Uniti d'Europa, e di una governance globale. Dico solo che sotto questo profilo la CISL addirittura anticipa la posizione della dottrina sociale della Chiesa, che, come sapete, poi è arrivata a formulare tesi molto precise sulla riforma dell'ONU. Allora dico, sull'Europa, oggi chi dice che abbiamo bisogno degli Stati Uniti d'Europa? Non c'è nel dibattito. Eppure è pensabile che in uno scenario globale, dominato da fenomeni globali, dalla pandemia, alle crisi finanziarie, ai fenomeni migratori, alla sicurezza, la stessa sicurezza, ok, sono fenomeni globali, li governiamo con gli Stati nazionali? Cioè abbiamo vissuto un decennio in cui, nonostante una contraddizione clamorosa, gli Stati nazionali non hanno più gli strumenti per governare dinamiche globali. E quindi bisogna pensare a federazioni sovranazionali, per esempio gli Stati Uniti d'Europa, che con gli Stati nazionali stabiliscono rapporti di intelligente sussidiarietà, mica li sopprimiamo. Ok? Bene, ma vi chiedo, sull'Europa c'è una battaglia che dica la prospettiva sono gli Stati Uniti d'Europa? Sull'Europa, che cos'è il Next Generation EU? È una breccia, è l'embrione possibile degli Stati Uniti d'Europa. Perché per la prima volta l'Europa fa debito europeo con un bilancio europeo, perché l'impegno è costruire un bilancio autonomo europeo con capacità impositiva, quindi debito europeo giustificato da un bilancio europeo, non più subordinato ai trasferimenti degli Stati nazionali, e quindi c'è un'acquisizione di sovranità europea, e come distribuisce queste risorse, 750 miliardi, secondo principi solidaristici in base ai bisogni e agli indici di crisi degli Stati membri. Ora, questo è un capovolgimento dei quasi 70 anni dell'Europa precedente. Quando io andavo al Comitato Economico Sociale della CES e parlavo degli Eurobond, mi si alzava al coro dangerous, dangerous, non ne potevo parlare. Oggi abbiamo emesso gli Eurobond. Allora si apre una breccia, che è una breccia di sovranità, questo è il punto fondamentale. Un bilancio autonomo, il problema dell'autonomia di bilancio è quello che ha riguardato la prima e la seconda Costituzione americana. 1781 abbiamo la Costituzione confederale, con la quale gli Stati Uniti rischiarono di implodere le 13 colonie originali. 1788, dopo 7 anni, cambiano, fanno la Costituzione federale, gli Stati Uniti, quelli che conosciamo oggi e che hanno segnato il secolo americano. Bene, l'Europa, no, non in 8 anni, manco in 70 riesce ad uscire da una prospettiva confederale e intergovernativa dentro la quale è ancora prigioniera. Il Next Generation apre una breccia fondamentale. Bene, ma andate a leggere le interviste, Schäuble, Scholz, il dibattito in Europa, i cosiddetti, la nuova Lega Anseatica, i paesi del centro-nord, per non dire i paesi dell'est, sono tutti per il ritorno allo stato quo ante, da Maastricht al fiscal compact. E allora qui c'è il problema di intervenire con un progetto chiaro e dirompente sul quale c'è silenzio. Cioè, questa cultura deve avere il coraggio di dire
Qual è la prospettiva europea? Bene. E perché l'Europa è così importante per il lavoro? Ma perché se in un'Europa che vive di dumping sociale e di contratti e di dumping fiscale, per cui abbiamo i paradisi fiscali in Europa che ci attraggono gli investimenti e poi abbiamo i contratti, le divergenze contrattuali, chiaramente il dumping sociale, e quindi i separati in casa che si fanno concorrenza fiscale e contrattuale, questa è un'unione. Ma lo dico da europeista, lo dico da articolo 2 dello Statuto CIS. Primo esempio. Secondo esempio, la democrazia. Oggi abbiamo il dibattito tra una democrazia formale, una democrazia rappresentativa formale. Ok, lo diceva Pastore, lo dice Papa Francesco, noi come cittadini, noi come popolo, quando era ancora a Buenos Aires, democrazia ad alta e a bassa intensità, ok. E poi abbiamo le cosiddette democrazie illiberali, che sono democrazie autoritarie. Perché Orban e la Polonia, fascisti, Morawiecki, che impongono il controllo politico sulla magistratura, non sono democrazie, non sono democrazie, sono regimi che tendono all'autoritarismo. Allora abbiamo la democrazia formale, diceva Pastore, non sostanziale. Papa Francesco, noi come cittadini, noi come popolo, usa paradossalmente, non lo stesso concetto, gli stessi termini, democrazia formale e democrazia sostanziale. Da un lato. Abbiamo le democrazie cosiddette liberali, ma c'è un terzo, un dato nella cultura cattolica del popolarismo, della sinistra, ma certo che c'è la democrazia partecipativa, la democrazia rappresentativa formale, non sostanziale, e le democrazie cosiddette liberali. C'è un terzo, un dato clamoroso, è la democrazia partecipativa, la democrazia che innesta i corpi intermedi nell'architettura istituzionale, che innesta il protagonismo della società civile. Questo è il terzo dato. Io non, che nasce chiaramente, no, esatto, dall'avere un paro, ma addirittura, che lì alle radici. E allora dico, ma se noi non gestiamo il PNRR, no, secondo il principio della democrazia partecipativa, ma quel PNRR rischia di fallire, perché tutti quei miliardi, 210 che possono molto di più perché ce ne aggiungiamo anche noi, dovranno essere gestiti in gran parte a livello decentrato nei settori, nei territori, dalle parti sociali, e dovranno essere finalizzati e convergere sulla base di un modello di benessere, di sostenibilità, di giustizia sociale e di sostenibilità ambientale. Allora questo è un'eredità, no, da coltivare in termini rituali, o è un lascito politico dirompente? Sì, è dirompente, ma dobbiamo saperlo declinare. Grazie Presidente. E Dubaldo, non lo vedo, eccolo. E, beh, la domanda è semplice, ma diciamo, sei ancora nel PD, giusto, no? Immagino come... No, io sono nel centro-sinistra. Ecco. No, nel centro-sinistra, ecco, e allora va bene, ma... si può parlare di disagio, diciamo, dei cattolici all'interno del PD, diciamo. Tempo fa, quando nacque il PD, si disse l'amalgama non è riuscito, ora potremmo fare una letteratura su vari momenti, e mi verrebbe anche da allargare il discorso, non lo faccio per ragioni di tempo, sul fatto che forse sarebbe il caso di dire che è nato male, magari, perché dalle fusioni a freddo, appunto, è complicato far nascere i partiti, ma tu lo avverti questo disagio? Il problema qual è? Il disagio, devo dire, era anche di Franco Marini negli ultimi tempi. Franco era una persona di grandissima lealtà, se c'è un connotato che lo distingue come persona è il fatto che se dava una parola, se dava un affidamento, teneva, ecco. E quindi la sua lealtà nei confronti di questo partito che aveva contribuito a far nascere era, direi, quasi dogmatica. Ecco. No, però nei colloqui, insomma, si vedeva che negli ultimi tempi non era così convinto, insomma, non parlava in pubblico di amalgama riuscito o non riuscito, però... questo disagio lo avvertiva, e lo avvertiva partendo, su questo non ci sono dubbi, da una considerazione che faceva ripetutamente, e cioè che la cultura, diciamo, comunista, di tradizione comunista, non era in grado più di reggere
noi andavamo spesso a dirgli: scusa, ma ti rendi conto che i nostri amici di formazione comunista stanno travalicando? Cioè, e lui rispondeva: guardate che il problema è più grave. Il problema è che non sì, al di là della smania di potere che si vede, esiste, però c'è al fondo una debolezza ormai conclamata di questa posizione storica. Che poi Franco Marini non era abituato a diciamo infiocchettare questa considerazione di tanti fiocchetti, andava al sodo, no? Ecco, per lui questo era il problema. Il problema era la difficoltà degli eredi della cultura comunista ad esercitare una funzione in un certo senso comprensiva del pluralismo e anche però legata a qualche valore solido, insomma, non cangiante, non sciupato sull'altare del pragmatismo. E dall'altra parte il fatto che l'insieme delle politiche, degli atteggiamenti, delle sensibilità che si manifestavano, soprattutto negli ultimi tempi, lo vedevano non particolarmente convinto. Il problema di Franco però è anche questo, che la sua era una sfiducia molto più grave. In fondo il motivo per il quale fa la scelta del PD, la fa anche in modo brusco a un certo punto. A un certo punto si convince che la Margherita non è più sufficiente. Aveva resistito per mesi e mesi e mesi all'offensiva di chi diceva dobbiamo arrivare all'unità dei riformisti, eccetera. Poi a un certo punto cambia linea e dice va bene, facciamo il Partito Democratico. E lo fa con la baldanza che gli era tipica. Ma perché questo? Perché in lui scattava la considerazione del fatto che il popolo popolare o il popolo democristiano non ci fosse più. Ed è una considerazione che lui matura già nel passaggio dal sindacato alla politica. Se si legge Marini prima dell'89, del 90, è un Marini democristiano, interviene ai convegni di Saint-Vincent dicendo noi democristiani, lui che era segretario, non ancora segretario generale, ma era uno dei leader veri della CISL, e dice noi democristiani. Questa convinzione dell'essere democristiano o popolare in lui scema man mano, perché si accorge che questo popolo non c'è più. Figuriamoci se c'è la dirigenza di questo popolo. E quindi arriva alla conclusione che prima si fa qualcosa di nuovo, ed è lì che in fondo trova il motivo di collegarsi, sia pure a fatica, insomma, con Parisi, con Prodi, accetta questa idea del Partito Democratico, però poi, per tornare all'argomento e per chiudere, lui non era chiuso alle obiezioni, poi risolveva le obiezioni con una semplice domanda: e qual è l'alternativa? Attorno a chi si costruisce l'alternativa? Perché poi in fondo Marini questo lo aveva sempre come un vincolo addirittura primordiale, cioè non c'è politica senza leader. E allora tu andavi lì, gli dicevi ma guarda così, colà, possiamo, dobbiamo, facciamo, eccetera, la risposta era attorno a chi è il leader di questa operazione. E siccome provavi a fargli qualche nome e non dico come reagiva, e allora il discorso si interrompeva. Ecco, oggi c'è un disagio, sì, il disagio esiste perché al di là di questo schema mentale di Franco, io credo che fosse eccessivamente pessimista, perché è vero non c'è più il popolo democristiano, non potrebbe più esserci, ma da qui a negare l'evidenza di una pluralità di posizioni che fanno comunque vitale la presenza cattolica in Italia, anche se una presenza obiettivamente molto più ridotta rispetto a 50 anni fa o a 30 anni fa. Ecco, questo non va trascurato, e un pochino Franco lo trascurava. E allora il problema è che se Franco si è fermato, e poi le vicende della vita sono anche le vicende della fine della vita, per cui non ha potuto più esprimersi e non ha potuto più dare un contributo che forse sarebbe stato molto utile, parlo degli ultimi tempi,
il suo isolamento, la sua e poi la malattia e poi la scomparsa improvvisa per noi. Ecco, se fosse stato in condizione, forse una riflessione pubblica l'avrebbe fatta. E va detto anche, così chiudo davvero, che il PD, ha detto Rosi prima, è ingeneroso. È ingeneroso perché se, insomma, pensiamo a questo, De Mita ha rotto col PD, e parliamo di De Mita, e non è successo nulla, cioè il PD comunque ha resistito. Io sono convinto che Marini, benché nel confronto con De Mita non abbia tutta quella potenza che carica la figura ancora oggi di De Mita, tuttavia se Marini avesse rotto, se avesse detto basta, questo PD non è più il mio PD, ecco, io sono convinto che oggi staremmo a parlare di un'altra cosa. La sua profonda lealtà non è stata riconosciuta a sufficienza. E anche il suo ricordo molto striminzito che ha fatto tre mesi fa, Enrico Letta, quasi di passaggio, dicendo è venuto a mancare Franco Marini, mi sembra ingeneroso. Ecco, questo bisogna dirlo, perché è giusto commemorare una figura importante come Franco, ma è giusto anche non limitarci alla commemorazione superficiale. Grazie Dubaldo. Rosi, prego. La domanda incide in tutto quello che abbiamo detto. No, vabbè, io anche per lasciare posto all'autore, che sennò stasera sembra un... cioè io che sono quella che, insomma, tutti sanno non aver rinnovato l'adesione in un certo momento al Partito Democratico, sono tuttora convinta che la fecondità di questa tradizione, di questa cultura, che a mio avviso oggi è attualissima, certo ha bisogno di quell'operazione che il presidente della Fondazione Tarantelli ci richiamava, cioè noi dobbiamo attualizzare ovviamente. I principi e i valori sono quelli giusti e credo più giusti che in altri tempi, sono quelli validi, quelli utili anche, no? Certo, no, le soluzioni che abbiamo trovato negli anni ispirandoci a quei principi vanno riattualizzate, non ho dubbi su questo, ma è esattamente questo il lavoro che manca, esattamente questo lavoro di cultura politica che è venuto meno e che paradossalmente è venuto meno proprio dentro quel partito che è nato grazie a questo. Cioè, io non riesco a capire. Ma ci rendiamo conto, il Partito Democratico non sarebbe mai nato se non ci fosse stato un incontro con una cultura diversa da quella della tradizione della sinistra italiana. Sarebbe stata l'ennesima evoluzione del PC, PDS, DS. Forse tuttora viene eletto così, ma perché? Perché nessuno ha fatto la fatica e si ostinano a non farla neanche oggi, di trovare una sintesi di cultura politica. E attraverso questa sintesi interpretare le grandi sfide di oggi e trovare risposte innovative, forti, coraggiose, capaci di ostacolare la forza di proposte sbagliate come quelle di una certa destra in questo momento nella vita del nostro paese, ma soprattutto in Europa. Questo è il punto, ma la domanda è: il Partito Democratico vuole ancora ricordarsi delle sue origini o no? Perché io ancora penso che quello sarebbe il luogo nel quale provare a innovare e a attualizzare la validità di quei valori e di quei principi. Solo che vedo pigrizia da questo punto di vista, cioè vedo più pigrizia che malafede, vedo più incapacità che volontà, non so come esprimermi. Purtroppo è così, ma guardate che questo è dimostrato da un fatto molto semplice. A me preoccupa nel Partito Democratico la stabilità che oscilla tra più 0,3 e meno 0,3 dei sondaggi, perché vuol dire che quel partito non è attualmente così com'è, non è capace di intercettare le novità e le attese in questo momento della vita del paese e che anzi quello zoccolo duro gli impedisce di andare oltre se stesso e non ha voglia di farlo. E a me dispiace molto perché in questo momento
la tradizione del cattolicesimo democratico, del cattolicesimo popolare, del cattolicesimo sociale, ha un ispiratore che è riconosciuto come l'unica vera autorità politica in questo momento nel mondo, che è Papa Francesco. Solo che non si può prendere le sue encicliche e farle diventare un PNRR, no? Non si può. Questa operazione non l'abbiamo mai fatta, non siamo mai stati degli integralisti, siamo sempre stati dei laici, abbiamo sempre rivendicato la laicità della politica, però la fatica di cogliere la novità e l'attualità di quei valori, di quei principi, di quel magistero, e di tradurlo in cultura politica e in soluzioni di governo e in programmi di partiti, ecco, questo dovremmo farlo. Certamente la responsabilità è prima di tutti di ciascuno di noi che si riconosce in quella cultura, ma anche della difficoltà a trovare una casa nella quale fare questo lavoro. E non è neanche il tempo, secondo me, di case identitarie, perché non possiamo ricreare una casa di un partito a ispirazione cristiana, pur laico, in questo momento. L'evoluzione è già avvenuta nella volontà di contaminare le culture e trovare sintesi nuove. Per questo, come dire, che il Partito Democratico continui a tenere le porte chiuse o a tenere i tappi nelle orecchie e qualche altra cosa negli occhi, è una responsabilità che pagheranno non gli iscritti del PD, pagherà il paese, secondo me. Grazie Rosy, io non mi dilungo ulteriormente, non faccio nessuna domanda specifica e io do semplicemente le conclusioni all'autore del libro e invito tutti a leggere questo libro, Franco Marini, Il Popolare, di Giorgio Merlo, edizione Lavoro, davvero molto molto interessante. Giorgio, a te le conclusioni. Sì. No, pochissimo minuto, innanzitutto ringrazio tutti gli ospiti, lo faccio per un motivo non formale, dall'amico Alessandro De Angelis che ha moderato, al presidente Gallo, al senatore Dubaldo e alla mia grande amica Rosy Bindi, che stasera, come tutti gli altri, ci ha regalato una piccola lezione anche di politica, su cui ci sarebbe già materiale per scrivere un altro libretto, dico, ecco, non è escluso che non lo faccia, perché poi le presentazioni servono anche a queste. No, io faccio una sola considerazione che è già emersa in molte riflessioni molto molto interessanti che abbiamo ascoltato questa sera. Ed è questa: io ho scritto questo libretto proprio all'indomani della scomparsa di Franco, perché a Franco ero molto legato per motivi politici e culturali. Io arrivo dalla filiera di Donat Cattin, quindi è comprensibile la mia vicinanza a Franco, per ricordare Franco innanzitutto, ma anche e soprattutto per un altro elemento. Poi questo è un instant book, quindi non ha la pretesa di, insomma, di sistematizzare tutto quello che lui è stato nel sindacato, ma soprattutto nella politica. L'ambizione era un po' quella di far sì che forse è giunto il momento anche per recuperare, riattualizzandolo, il magistero politico di questa figura politica, di questo esponente politico, il magistero politico, il magistero sociale, il magistero culturale. Perché io sono convinto di una cosa, ne parlavo l'altro giorno con Guido Bodrato, e lui mi diceva, che tra parentesi è coscritto di Franco Marini, e mi diceva: guarda Giorgio, che nel momento in cui il populismo arriverà prima o poi al capolinea, inesorabilmente ed inevitabilmente ritornerà la politica. Certo, probabilmente un po' diversa dal passato, ma ritornerà la politica con le sue categorie, con i suoi istituti, e ritornerà probabilmente anche un bisogno di qualità della democrazia. In quel momento forse la nostra cultura, che è stata rasa al suolo prima dal Vaffadei, poi dalla rottamazione e poi dalla cultura dell'anno zero, dove tutto ciò che sapeva di passato andava raso al suolo, Rosy ha fatto un bel riferimento ricordando le due coppie simboliche, Massimo e Walter di qua, Rosy e Franco di là. Ecco, in quel momento lì probabilmente la cultura del cattolicesimo democratico, popolare e sociale ritornerà di nuovo centrale, e occorre prepararsi. Ed ecco perché allora chi proviene da questa storia, e non sono tutti centenari chi proviene da questa storia, e chi soprattutto si riconosce in questa storia, a partire anche da molti settori dell'associazionismo giovanile cattolico, hanno il dovere morale prima ancora che politico di prepararsi a questa nuova stagione. Sotto questo versante il magistero politico, sociale, lo ripeto, e culturale
di uomini come Franco Marini probabilmente tornerà d'attualità. Perché, e chiudo, molte volte, lo diceva anche giustamente il senatore D'Ubaldo e anche il presidente della Fondazione, molte volte riduciamo l'azione concreta di Franco all'organizzativismo. Certo, lui era molto bravo sotto il profilo organizzativo. Domenica scorsa, dalle mie parti, nel Torinese, presentavamo questo libretto e un dirigente sindacale di Torino diceva che paradossalmente conosceva tutto nel sindacato, e questa conosceva soprattutto la ramificazione organizzativa. E questo talento gli è rimasto anche nella politica, però questo organizzativismo non era fine a se stesso. Lui accettò la sfida del partito della Margherita e della, forse ha ragione Rori sotto questo aspetto, che abbiamo, insomma, ci siamo un po' indeboliti a partire da quell'esperienza. Però accettò quella sfida nella Margherita e nel PD a patto che la componente cattolico popolare, cattolico democratica, fosse visibile, cioè fosse organizzata. Nel momento in cui non è stata più né organizzata né visibile, si è praticamente dissolta. Ed oggi si è ridotta, lo possiamo dire tranquillamente, ad una richiesta di seggi nel momento in cui si avvia la campagna per stilare le candidature. Ecco perché allora, secondo me, rileggere questa storia e cercare di inverarla oggi è molto importante. E credo che rileggendo figure come quella di Franco Marini ci possa aiutare sotto questo versante e possa anche ridarci quella voglia di impegno politico e culturale ed anche organizzativo che in questi ultimi tempi si è progressivamente indebolita ed inaridita. Io ringrazio tutti gli ospiti e do la parola ad Alessandro per l'ultimo saluto. Grazie ancora. Ciao a tutti, faccio grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie a voi che ci avete seguito, grazie, a presto.